Salve, sono il sindaco Marco Clama, sindaco del comune di Paolaro. È un comune appena entrato nella kermesse del villaggio degli alpinisti e questo fa veramente onore a me, all'amministrazione comunale, ma a tutta la comunità. Perché il progetto non è un progetto che implica una valorizzazione semplicemente di determinati aspetti che coinvolgono l'amministrazione comunale, ma coinvolge tutti, le attività economiche, la comunità, le associazioni. Io sono orgoglioso di questo perché a Paolaro è stato riconosciuto quello che Paolaro ormai da anni, da secoli ha: cultura, storia, paesaggi, ambienti e natura incontaminati, tradizioni che vengono tramandate nei secoli di generazione in generazione. L'esempio ce l'abbiamo con l'ecomuseo, i Mistirs, dove si possono visitare diverse attività tradizionali, diverse peculiarità, dalla mostra di Menaus alla Mozartina 2, alle Mansdaur, alle maschere di Ravinis. Gli aspetti legati all'ambiente, quindi come vedete alle mie spalle, potete ammirare dei panorami veramente eccezionali, oltre a fare escursioni e gite di ogni genere e alpinismo in generale. Questo mi fa onore, lo ripeto, perché qui a Paolaro abbiamo già attivato, e questo in collaborazione con il CAI, che devo ringraziare, un percorso di coinvolgimento in particolar modo dei giovani e dei bambini che diventeranno parte integrante di questo progetto e saranno loro poi il futuro di Paolaro e coloro che porteranno avanti Paolaro. Quindi largo ai giovani, largo ai bambini, che vanno sensibilizzati sin da piccoli a scoprire il proprio territorio e a promuovere il proprio territorio. Allora, oggi aggiungiamo ai villaggi degli alpinisti d'Italia un altro tassello. Il CAI ha già realizzato e continuerà a lavorare sul Sentiero Italia, una grande infrastruttura di sostenibilità, di avvicinamento all'ambiente, di scoperta dei paesaggi appenninici e alpini. I villaggi degli alpinisti e un'altra nostra idea che chiameremo borghi d'Appennino saranno le infrastrutture su cui il Sentiero Italia, CAI, potrà posizionarsi, potrà reggere, potrà in qualche maniera continuare a far rete. Pensiamo a un sistema che parte dal fondovalle, da queste località, da questi borghi, che sale grazie ai sentieri alle alte quote fino a raggiungere i rifugi. Abbiamo in mano un'offerta turistica assolutamente alternativa di mobilità in ambiente, di scoperta, di osservazione. Paolaro ha il pregio di aver conservato un patrimonio di memorie che oggi può offrire, e guardandoci attorno vediamo una valle bellissima, più o meno come poteva ammirarla 100 anni fa il poeta Carducci e descriverla nei suoi canti. Questa è conservazione dell'ambiente e capacità di trasmetterla alle generazioni future, mantenendo un timone saldamente rivolto alla difesa dell'ambiente, della sostenibilità, della sua riproposizione per le generazioni future.